Venezia, ma ho ormai puntato la carlinga verso l'Italia. Dall'Italia mio padre arrivò 50 anni fa col pacchetto. Io torno al paese di mio padre col più grande aereo del mondo. Se mi vedesse la buon'anima. Eccola qui, questa Italia. A noi ci pare di conoscerla, tanto ce ne hanno parlato i nostri vecchi in famiglia. Roma, sede San Pietro con la cupola di Michelangelo. Per cupolone, come hanno imparato a dire i nostri soldati, quelli sbarcati a Salerno e ad Anzio. Prima che Firenze e Venezia, prima che Milano e Genova e le altre città famose, ho voluto vedere Virginia, la terra da cui viene la mia famiglia. Ho affittato un car a Napoli e per una bella strada pittoresca sono arrivato ad Avellino. È la città principale, o come dicono in Italia, il capoluogo di Virginia. Che strano senso si trova. Una simile città io non l'avevo mai vista. Da noi in America le città di provincia e i centri agricoli sono tutti diversi. Eppure benché siano aspetti nuovi, per esempio la Piazza della Libertà con gli alberi di bosso, dalle fronde tagliate che paiono casse per i soccorsi Hausa. Questi aspetti mi pareva non già di vederli, ma di rivederli. Mio padre mi raccontava certe scene di vecchi romanzi che a lui facevano venire le lacrime agli occhi. Una madre, per esempio, che riconosceva il figlio. Lui la chiamava la voce del sangue. Io nel Duomo di Avellino ho capito le lacrime del mio vecchio. Il palpito e l'abbraccio della madre e del figlio che si riconoscono. Sono caduti per la loro patria, l'America, e per la loro antica madre, l'Italia. Addio, Joe. E ora via per queste strade. Ripetono le loro curve come i ritornelli di una canzone. E i paesi e i villaggi sono le strofe di questa canzone. A Trifalda, il giovedì di A Trifalda, chi di noi non ne ha sentito parlare? Giovedì, mercato in piazza. E il convento di San Pasquale, con la statua di San Sabino. Tutta d'argento. Quando la si porta in processione, i carabinieri camminano al passo col santo. Le montagne in Italia sono luoghi di santuari. Vi dicono, chi lavora, prega. Ma pregano anche. Siamo entrati in una valle di preghiere. Mercogliano è ai piedi del più grande santuario di Virginia, Monte Vergine. Tra poco vi faremo anche noi il nostro pellegrinaggio. A casa mia in America io conservo ancora un rosario della mia bisnonna. Lo comprò qui a Mugnano del Cardinale quando venne in pellegrinaggio al santuario di Santa Filomena. Perché le era nato il suo primo figlio. Ritornello della strada e poi ancora altri villaggi. Ma non sarete voi figli di figli dell'Irpinia a dirmi che la canzone è monotona. È la canzone di un popolo che non si distrae. Il giorno è per lui quello che il sole misura sulla fatica dei campi. La notte non conosce l'allegra fantasmagoria delle insegne al neon. Altra canzone dalla nostra, ma l'alta solenne austerità dei monti è consolata dal verde delle valli, dal rigoglio dei campi, dal luccicare delle acque. Le acque sono la mia più grande ricchezza. E se tu vuoi conoscere me, Virginia, la tua terra d'origine, guarda. Questo paese è Serino. Serino dall'acqua a Napoli come il sele dall'acqua alle Puglie. Disseto i paesi vicini, offro ad essi la gioia delle fontane. Mentre i miei abitatori, i contadini delle mie campagne, gli artigiani dei miei villaggi, spesso languiscono di sete e le loro donne faticano per attingere ai pozzi un'acqua talvolta malsana. Le vedute che ora ti passano sotto gli occhi sono riprese a Solofra, a nobili architetture come il Palazzo Orsini, ed è una cittadina industriale. Dalle sue concerie escono pelli che aggiungono fama al celebre artigianato italiano. E anche la chiesa di Solofra è famosa, la collegiata di San Michele. In questa città nacquero due pittori illustri, il Guarini e il Solimena. Ma questa disputa di Gesù, splendida tela del Guarini,
è guastata e corrosa. Io sono povera, figli dei miei figli. So che i miei villaggi possono apparire melanconici, deserti, macilenti, a voi che siete abituati ai palazzi e ai grattacieli, ai miracoli della tecnica e del progresso. Ma se la vostra madre vi venisse incontro, sia pure malvestita, sia pure portando in capo un vecchio scialletto di contadina, voi lo stesso la amereste. E anche vedendola dimessa provereste una gioia intima, commossa. Voi direste... Madre, ci sono io qui. Se oggi sono forte, se oggi la mia vita è prospera, ma mi dimentico di essere sceso dai tuoi fianchi, non mi dimentico di te. Che cosa chiedi, madre? Prima di tutto il tuo ricordo e il tuo amore. Hai il nostro ricordo, hai il nostro amore. Nelle umili case dei tuoi villaggi i nostri vecchi schiusero gli occhi alla vita. Diedero il primo vagito, per le tue strade giocarono bambini. Poi, quando furono più grandi, irrigarono del loro sudore i tuoi campi. Forse nelle grandi feste religiose, sul sagrato delle mie chiese o dei miei santuari, mentre le statue dei miei santi, dei tuoi santi, passavano in processione, tuo nonno vide per la prima volta la fanciulla che doveva diventare la sua sposa e si scambiarono timidi, furtivi, arrossendo il primo sguardo d'amore. Intanto le confraternite, i pellegrini, i miracolati, le figlie di Maria cantavano gli inni, le laudi, le devozioni di questi miei paesi. Forse nelle tue verdi, intense, silenziose sere, madre Irtinia, al ritorno dai campi o dal lavoro, si sedettero sul ciglio di un bosco con gli occhi fissi verso le amiche e severe linee dei tuoi monti, i crinali dal sobrio disegno, le ampie valli, o sul ciglio delle piatte appena illuminate. E lì per la prima volta si strinsero le mani in una mutua promessa senza parole. Ora che ti ho vista, madre Irtinia, che ho attraversato i tuoi paesi così simili tra loro eppure così caratteristici, ciascuno con la sua fisionomia, col suo nome sonoro e evocativo, ora capisco come triste dovette essere il passo dei nostri vecchi emigranti quando si allontanarono da te, presero la via di Napoli verso il battello che doveva portarli nelle leggendarie Americhe. Lasciavano gli affetti, andavano verso difficili speranze. Ora che ti affetti tornano a te, nuovi e ringiovaniti, madre Irtinia. Emigranti, ma altri figli ho avuto che compirono l'emigrazione oltre lo spazio ed il tempo, nella gloria. Dal mio grembo è nato il gentile poeta Farzanese, il grande giurista Mancini. E qui a Morra il più geniale critico del mondo, Francesco De Sanctis. Vedi questa statua di San Gerardo? A chi tende le braccia? Non le tende, le apre verso la vallata del Stele, fritta di acque. Sembra dire alle regioni d'intorno, venite, prendete queste acque di vita. Entro la basilica di Mater Domini è sepolto il santo che morì avvelenato da acque corrotte. Forse è questo il destino della gente irpina, dare senza chiedere compensi. Vedi queste donne di Calitri che ancora indossano l'abito tradizionale, semplice come il loro animo, austero come la loro morale. Nell'ombra delle viuzze sembrano ritrovare un'intimità frugata tra il loro difficile vivere. Madre Irtinia, anche noi americani crediamo che uomini e popoli abbiano un destino, ma ci crediamo con fiducia, non già con rassegnazione. Un paese come l'Irtinia, che anche nelle sue più umili cittadine ha segni di civiltà, come nell'architettura dell'Arco di Lioni, non può avere soltanto un destino di rinuncia e di abnegazione, di fatica mal remunerata. L'uomo per noi americani non è un paziente quadrupede sotto il giogo, madre Irtinia. Non ho detto questo. I miei figli sono forti quanto pazienti. Hanno un fiero senso della dignità umana e se nessuno li aiuta, essi fanno da sé, chiusi nella loro terra buona e chiusi nel loro legittimo orgoglio e nella tenacia del loro lavoro. Per questo ci sentiamo ancora gli eredi dei nostri vecchi, emigrati dalle tue zone. Ma noi americani pensiamo che l'uomo sia l'artefice del proprio destino. E vorremmo che lo pensassero anche i nostri fratelli rimasti in Irpinia. Ti abbiamo detto, madre, ci siamo qui noi. Che cosa ti occorre perché le tue popolazioni raggiungano il livello di vita che si meritano? Poche cose. Per voi figli ricchi, molte per questi poveri figli di qui. Mi occorre di incanalare e trasportare le acque,
dunque costruire acquedotti. Ho la manodopera, ho gli ingegneri, ma mi manca il materiale. So bene quello che avete fatto voi dell'America subito dopo la liberazione. Ci avete mandato viveri, pazzi, tessuti, scarpe. Storno, per esempio, deve ad uno di voi, John Alfiero, una nuova bella scuola e la restaurazione della sua chiesa cadente. Ma proprio l'insufficienza delle scuole è una delle piaghe di cui soffriamo, e la mancanza di ospedali, di materiale clinico, di posti di soccorso. Hai la nostra promessa, madre Irpinia. Promessa di galantuomini del nuovo mondo, di memori figli della vecchia Italia. Oh, ma questo è il famoso obelisco di Mirabella. Quante storie abbiamo sentito raccontare sull'obelisco di Mirabella. Da secoli lo si ricostruisce ogni anno. Lo scheletro è di legno, ma tutta la decorazione è di paglia. Voi americani amate le statistiche. Ebbene, la paglia è come una statistica naturale, simbolica del raccolto del grano. E il grano per tutte le genti è simbolo di vita e di abbondanza. Questo obelisco è il trofeo dell'ultimo raccolto e l'augurio del raccolto futuro. Se cadesse durante il tragitto, sarebbe cattivo auspicio. È il settembre, stanno per iniziarsi le nuove semine. I miei contadini interrogano questo oracolo, quasi a vaticinare se le semine daranno molto frutto. Ecco, l'obelisco è arrivato felicemente in paese, sul calar del sole. Il sole dell'estate ventura sorgerà su campi biondi di messi. Dio lo voglia. Sembrano sprigionarsi dal profondo della terra, espandersi per questa valle come un coro nella navata di una chiesa. È la storia di Montevergine, figlio. Montevergine? Oh, mio padre, buonanima, quando era in difficoltà, si raccomandava alla Madonna di Montevergine. Questo paese è ospedaletto. E lassù, sotto il crinale, è il santuario. Qui a ospedaletto si fermano i pellegrini. A ospedaletto ci sono le bancarelle. È un emporio sacro e festivo, come ce n'è ai piedi di tutti i grandi santuari d'Italia. Tutta la piazza risuona di canti e di chitarrate. Ora al santuario si sale coi camion. È ormai remoto il tempo delle carrozze e delle berline tirate dai cavalli detti camminatori. Ma questi altri che arrivano a piedi coi bastoni forcuti, come altrettanti San Giovanni Battista, so che vengono dalle Puglie. Vengono coi loro parroci e curati e suore. Attingono acqua alle fonti e accompagnano il loro salire con le cantilene antiche. A piedi nudi vanno sulle selci che li piagano. Ma loro offrono questa umiltà e questa sofferenza alla Madonna. E i nostri bambini, a dorso di mulo, compiono a Montevergine il loro primo viaggio, un viaggio sacro. Quando saranno cresciuti, tanti altri viaggi dovranno farsi per il pane, la fatica, il lavoro. Anche i vostri padri, miei figli lontani, compirono da bimbi questo viaggio e non sapevano che un giorno ne avrebbero intrapreso un altro, tanto più lungo, attraverso le acque dell'oceano. Al giorno della miracolosa fondazione del santuario, tanti miracoli ha fatto la nostra Madonna,
la mamma schiavona, e il suo ultimo miracolo è quello che tu senti nel tuo cuore, queste lacrime di tenerezza che ti salvano al cielo. Queste figliole di mamma schiavona pregano anche per te e per i tuoi, che ti sia conservata vita, salute, prosperità. Il cielo si fa nero, come di tempesta, ma ci siamo qua noi, madre Irvinia. Le terre dei nostri padri hanno conosciuto molte tempeste. Faremo di tutto perché vi torni il sereno.